Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ti interrompo, sì, Francesco, perché Elena Testi ha intercettato Davide Crippa della Lega. Domani succederà, sì, quello che sarebbe successo oggi e che sarebbe successo l'altro ieri. Può essere interessante, però, sottoporre, scusi, la questione MES, scusi, a Crippa. Però il MES, cioè, nel senso, il capo di gabinetto sapeva, Giorgetti, quale sarebbe stato l'esito del documento. Il capo di gabinetto. È a firma del capo di gabinetto di Giorgetti, quel documento che comunque è positivo nei confronti del MES. La politica, la Lega, dice che il MES non sia... Quindi se voi non lo ratificherete... No, noi abbiamo sempre avuto una posizione... Noi abbiamo al netto del capo gabinetto, che fa un altro lavoro. La posizione della Lega è sempre stata chiara sul MES. I soldi del PNRR sono un'opportunità che la Lega sta cogliendo, gli amministratori della Lega sta cogliendo, il MES non serve e quindi noi rimaniamo su una posizione contraria alla ratifica del MES. Però vorrei essere insistente, ma nel documento c'è scritto che comunque potrebbe portare dei vantaggi economici all'Italia, è questo quello che c'è scritto? Per il documento. Per noi no. Voi non vi fidate del documento. Mi sembra una posizione, diciamo... Quando in famiglia c'è l'armonia... Non è cambiato, anzi...